voi nelle vostre case per ospitare gli imprenditori, le imprese, le storie delle aziende e dei professionisti economicamente nelle vostre case e su tutti i social. E anche questa mattina abbiamo una grandissima impresa del territorio, nostro ospite. Benvenuto Ciro, benvenuto. Grazie. Ci diamo grazie. Del tu, possiamo darci del tu? Assolutamente sì. Grazie dell'onore di essere qua con noi a raccontare una bellissima realtà del territorio, una bellissima esperienza aziendale che racconta tante cose, racconta capacità del team, capacità di gestire l'impresa, visione del futuro e anche questa maledetta parola che viene usata a sproposito, sostenibilità in questo periodo. Ciro, la tua azienda, come si chiama la tua azienda? La mia azienda si chiama Saluber. Saluber? Saluber, Saluber in realtà, latino. Latino? Sì, Maurizio, perché... rimandato. Saluber, bellissimo, bellissimo, latino, bellissimo. No, perché all'epoca, quando ovviamente fu fondata, tantissimi utilizzavano l'inglese. E niente, cercando tra le varie possibilità, niente, parlando con mia moglie che è un'insegnante di lettere, classica. Ti salutiamo, la signora? Aurelia. Signora Aurelia. E niente, mi venne in mente, dico, ma come si dirà disinfestazione in latino? E non era bellissimo, devo dire la verità, perché purga... Non è proprio adatto. Però Saluber ci stava effettivamente, salubrità, Saluber, perché Saluber si occupa di disinfestazioni. Fammi in mente pulizia a me la parola, pulizia. Sì, Saluber, salubrità. Salubrità. Esatto. Quindi salubrità ambientale, salubrità della persona, salubrità degli ambienti lavorativi, dove uno... Sì. Ci passa 10 ore al giorno della sua vita. Assolutamente, il nostro focus è proprio quello, è il controllo degli infestanti. Ci occupiamo esclusivamente del controllo degli infestanti, quindi facciamo disinfestazioni, derattizzazioni, controllo di volatili e tendenzialmente un'attività che si rivolge a 360 gradi a tutti, dall'industria alimentare e non, sino al privato, perché no. Ma scusami Ciro, ma l'alimentare lo capisco, perché l'alimentare... Certo. Serve il tuo certo. intervento o no? Cosa, alimentare? Alimentare direi di sì. Quanti vorrebbero trovare? Vuoi trovare un soggetto non desiderato? No, quello sicuramente. E nel resto delle attività che normalmente si fa fatica a pensare ad associare la disinfestazione. Anche perché realtà, un'officina meccanica ha bisogno di voi? Assolutamente sì. Un'officina meccanica ha bisogno di noi perché un'officina meccanica per poter funzionare ha bisogno di quadri elettrici, di cavi telefonici. Certo, e la fibra. La fibra, perché no? E questi ovviamente sono tutti aspetti che sono soggetti all'attacco di roditori, di topi. Si mangiano i cavi? Anche. Questi topi dove arrivano. E quindi rischio di fermo macchina, rischio di causare danni, però al di là dell'aspetto economico, a mio avviso l'aspetto più importante è proprio il danno igienico-sanitario. Cioè quanti di noi vorrebbero vivere in un ambiente non salubre? Punto di domanda. Quanti di noi vorrebbero vivere in un ambiente non salubre? Hai ragione. Anche perché, come si dice, se entro in un ambiente pulito, io entro in un ambiente pulito, un ambiente... Facciamo vedere a casa il bagno, che è la stanza... Dopo la cucina, quella più frequentata, se è un bagno ben pulito, sto attento a non sporcarlo. La stessa cosa se lo trovo e getto la carta per terra, cioè, certo. La stessa cosa in un'azienda. In un'impresa, no? Ovviamente, sono tanti i fattori che devono essere tenuti in considerazione, però sicuramente l'aspetto igienico-sanitario è prioritario. Comunque sia, gli infestanti possono trasmettere malattie. Certo. Quindi gli escrementi piuttosto che l'urina può di roditori, penso ai topolini o ai topi o ai ratti, possono causare diverse malattie e quindi il contatto indiretto o accidentale sicuramente da escludere. Fermo restando che poi c'è tutto l'aspetto tecnico, no? Quindi il fermo macchina e quant'altro. La reputazione? La reputazione non parliamone. La reputazione aziendale oggi come oggi è un valore molto inespresso a livello di bilancio. Ma lo vediamo sul fatturato dopo, eh? Ah beh, sì, un attimo, la reputazione è un attimo a perderla. Quello per l'industria alimentare soprattutto. Ma certo, è fondamentale. Certo. E poi dicevo nel backstage con Ciro che voi, io vi immagino come azienda fondamentale per questa parola mal usata che è sostenibilità. Voi siete un tassello importante per la sostenibilità, perché se ho un ambiente pulito, se ho un ambiente salubre, se è il primo tassello per il percorso di sostenibilità, secondo me.
per me, come la vedo io. Punti di vista, per carità, condivisibili, poi per sostenibilità io mi chiedo sempre che cosa intendiamo per sostenibilità. Questa è una grandissima contenitore. Perché effettivamente sostenibilità vuol dire tanto, vuol dire tutto, forse nulla, non lo so. La mia perplessità in un momento come questo, nel quale si parla tantissimo di sostenibilità, la mia perplessità è proprio legata a che cosa è veramente sostenibile e che cosa si fa per favorire la sostenibilità. Molto spesso si cade nel greenwashing. Il greenwashing è attivo, molto attivo, anche perché il ceto bancario, le imprese si rivolge alle imprese dicendo: guarda, ti mando questo modulo in cui ci sono 7 punti, me ne devi confermare 2, se no non ti rinnovo i fidi. Quindi c'è questa cosa che sono obbligato a dire qualcosa. Sono obbligato per vari motivi. Qui c'è un altro aspetto importante, che quando parliamo di sostenibilità le regole non sono uguali per tutti, per cui immagino mercati europei con restrizioni particolari e mercati non europei comportano per forza di cose una differenza netta di interpretazione. E anche le imprese che devono sostenere dei costi, maggiori costi per rispettare determinati parametri, magari rischiano di andare fuori mercato rispetto a concorrenti stranieri. Quindi quando parliamo di sostenibilità è una grandissima cosa, una bellissima cosa, ci devi credere e a volte puoi fare della sostenibilità a prescindere da quelle che sono le etichette, almeno questo è il mio punto di vista. Bella come interpretazione, bella, molto bella. Io ho visitato la loro azienda, l'ho vista già dal parcheggio, quando ho parcheggiato l'auto. Non mi sembrava proprio un'azienda che facesse disinfestazione da fuori, vetro, ampi spazi, accoglienza molto bella, colori all'interno, si vede poi i collaboratori che sono messi in primo piano. Li ho visti parlare in un evento pubblico di Confindustria dove tu eri dietro le quinte e i tuoi collaboratori erano davanti a raccontare l'azienda. Questo mi ha colpito molto. E l'azienda è fatta dai collaboratori? Le aziende camminano sulle gambe delle persone. Ci sono 36 collaboratori e un imprenditore, per cui sicuramente la maggioranza, no? È vero. E quindi se io parto dal presupposto che i ragazzi, i collaboratori sono l'azienda, ovviamente devono essere diretti, devono essere gestiti, tutto quello che vogliamo, però sono una parte fondamentale. E data l'attività che noi svolgiamo, io racconto sempre questi aneddoti, cioè quando uno pensa alla disinfestazione immagina le cose peggiori, no? È vero. E a volte ci capita di vivere in situazioni abbastanza complicate. Stiamo facendo già vedere la tua azienda, il video della tua azienda, si vede, guarda che belle, che belli ambienti. E dicevo, a volte capita che si lavori in ambienti particolarmente non belli, ecco, mettiamola così. Quindi l'idea di rendere ai miei collaboratori uno spazio interno piacevole, gradevole, è stato il punto di partenza. Quindi la realizzazione della nostra sede nuova è stata... Dove siete? A Calcinato. A Calcinato? Sì, siamo a Calcinato. È stata pensata soprattutto dai miei collaboratori. Scusa, ma vedo nel video, così, nella mia ignoranza delle cose, vedo provette, vedo microscopi, sì. Che un professionale ruotano intorno alla tua azienda. Allora, noi abbiamo in quel caso, si stava appunto parlando del laboratorio di entomologia, abbiamo ovviamente un entomologo che è il nostro direttore tecnico, ma all'interno del nostro reparto tecnico abbiamo anche dei biologi, tecnologi alimentari, degli ingegneri informatici. Non l'avrei mai detto. E la disinfestazione, il punto cruciale è l'eliminazione dell'infestante, no? E quindi l'utente percepisce la disinfestazione come l'operatore, e in effetti l'operatore è sicuramente la figura più importante che noi abbiamo in azienda, perché è colui che deve eseguire l'intervento. Però affinché lo possa eseguire nella maniera corretta ha bisogno di supporto e formazione, e quindi lo studio che c'è a monte che diventa fondamentale. E nel nostro caso noi abbiamo investito tantissimo nella costruzione di un ufficio tecnico strutturato.
Complimenti. In maniera tale che si potessero analizzare tutti i vari aspetti all'interno dell'azienda e non esternalizzando. Quindi fare un'analisi pre-visita dell'azienda. Previsti, anche perché io parto dal presupposto, in ottica di sostenibilità, che il nostro lavoro è particolarmente a rischio sotto certi aspetti, certo. Cioè l'immissione incontrollata di insetticidi ovviamente impatta e non poco. Non poco. Assolutamente sì, per cui se noi dobbiamo ragionare con la emissione di sostanze tossiche, ovviamente dobbiamo cercare di ridurre al minimo l'utilizzo utilizzando il sistema disinfestante più potente di cui disponiamo oggi, che è il cervello. Ah, questa arma segreta che viene poco sfruttata. Assolutamente sì, perché prima di effettuare qualsiasi attività è fondamentale analizzarla, studiarla, capire e poi intervenire. In questo modo riduci sensibilmente l'immissione di insetticida, quindi di sostanza tossica, e a volte puoi anche farne a meno, perché molto spesso controllare degli infestanti richiede semplicemente delle azioni strutturali piuttosto che delle piccole azioni di prevenzione. E sembrano banalità, no. Però il nostro è un settore purtroppo che ha subito tantissime intrusioni di improvvisati, perché fare la disinfestazione uno immagina che ci voglia ben poco, in realtà lo è stato per tanti anni, oggi cominciano a porsi delle domande. E quindi a queste domande ovviamente bisogna dare delle risposte concrete e la concretezza passa attraverso la scienza. Su questo io... Complimenti. Quanti collaboratori? Sono 36 in totale sulle due sedi. Ah, c'è un'azienda concorrente, mi hanno detto. Sì, giù in Puglia sono quelli che stanno meglio. Sono quelli che vivono al mare. Come si chiama questa? Saluber. Saluber? Sì, l'azienda è la stessa. Ah, siamo in due, io e mio fratello. Come si chiama il fratello? Pierpaolo. Ciao, Pierpaolo. Ciao Pierpaolo, la salutiamo, signor Pierpaolo. Sono quelli che stanno meglio, sono al mare. Ieri li ho sentiti, c'erano 33 gradi, quindi... Niente, chiudiamo subito questa puntata. Dopo questa notizia andiamo tutti in Puglia. Quindi... E quindi sì, la nostra azienda è strutturata su queste due sedi e l'obiettivo pian pianino è anche quello di crescere, magari, perché no? Perché no? L'obiettivo di un imprenditore come te, lungimirante, è sempre quello di guardare un passo avanti e di costruisco. Bello. Avremmo fatto di altro, probabilmente. Ti faccio una domanda così per focalizzare a tutti voi che state... mangiando la brioche o il biscotto nel latte e dice bene, ci siamo dimenticati di Saluber in pandemia, ci siamo dimenticati di voi che avete difeso dal punto di vista... È stato un momento veramente delicato, sì, delicato, che mi ha stravolto completamente e da un punto di vista umano, devo dire la verità, perché noi viviamo in una provincia che ha sofferto tantissimo nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020, abbiamo vissuto veramente un momento difficile da raccontare. Noi a Brescia sappiamo che cosa è successo, quindi l'abbiamo vissuto. A parlare a volte con colleghi di altre parti d'Italia, in quel momento me lo ricordo benissimo, non ci capivamo, proprio non ci capivamo. Non lo stesso linguaggio. No, non c'era la stessa lingua. E questo mi ha segnato tantissimo, mi ha fatto comprendere l'importanza dell'attività di sanificazione, che era in quel momento uno dei pochi appigli che avevamo per cercare di arginare il fenomeno. Per contenere tutta quella... Assolutamente sì. E in quel momento ho compreso l'importanza dell'attività che svolgiamo, perché poi io faccio attività da 35 anni, quindi per 30 anni ho vissuto su, attività ordinaria. Improvvisamente c'è stata la pandemia e ti accorgi... Al fronte eravate voi, l'unità d'assalto eravate voi. Esatto. E questo è stato veramente per noi un momento delicatissimo, soprattutto confortare i miei collaboratori in quel momento. Ma la solitudine che c'era. La solitudine, eravamo in pochissimi, io mi ricordo, ovviamente noi abbiamo diviso i compiti, tutti gli impiegati erano a casa, eravamo in due in ufficio, io e una impiegata, su due piani diversi, e poi i miei tecnici che uscivano, e l'immagine che ricordo è il rientro. Tipo astronave? Sì, il rientro in sede, e c'era la fila dei furgoncini che rientrava la sera, uno alla volta, entravano. Si sanificavano la loro attrezzatura, doccia, e poi usciva. Cioè è un momento che ci ha segnato sotto tutti i punti di vista,
E da lì sono nate proprio una serie di iniziative. Il nostro cervello rimuove queste cose, perché il nostro cervello le rimuove, ma queste cose ti segnano la pelle, ti segnano. E una delle promesse che ho fatto ai miei collaboratori è stata proprio quella di non sperperare quel patrimonio umano, ecco, quel di umanità che abbiamo vissuto e percepito in quel momento. Tant'è vero che poi nella realizzazione della nuova sede io ho voluto fortemente che i miei collaboratori scegliessero quali potessero essere, no, le aree o quelle attività da realizzare in azienda. Quindi chi ha scelto banalmente, non so, la palestra piuttosto che l'autolavaggio, il bar, la lavanderia, l'area eventi, ho dato loro la possibilità di avere uno spazio che fosse veramente loro. Questo qui si chiama, uso un'altra parola inglese, welfare, già applicato. Lui non lo fa, lo stai già facendo. Sì, lo stai in realtà, già facendo. Welfare, benessere. Il benessere passa well-being, come dicono quelli bravi. Well-being. Passa attraverso la vita quotidiana, cioè il vissuto. E quindi parti dal presupposto che 10 ore, 8 ore o 10 ore... 8-10 ore le passi lì, Esatto, le passi in azienda, quindi sono 8-10 ore di vita che devi cercare di trascorrere in un posto confortevole, gradevole, e che poi ti possa anche, perché no, mettere nella condizione di poter fare altro. Scusami Ciro, una domanda, ma io non ho ancora capito, perché sono un po' duro di comprendonio, ma un'azienda metalmeccanica, un'azienda qui a Brescia provincia non ce ne sono di aziende metalmeccaniche. No, infatti. Sono scarsissime. Assolutamente. Ma perché dovrebbe aver bisogno dei tuoi servizi? Io non ho capito questa cosa qua. Perché? Perché sicuramente la presenza di infestanti potrebbe generare, come ti dicevo, duplici danni. Da un punto di vista igienico-sanitario, la presenza di uno scarafaggio, per esempio. Mamma mia. Uno scarafaggio ovviamente ti crea problemi igienico-sanitari. Vivono nelle fogne, vengo fuori ovviamente dagli scarichi e poi ovviamente passeggiano tranquillamente sui tavoli, piuttosto che sui banchi di lavoro, piuttosto che nei bagni. E quindi... lascio a te la conclusione. Grazie. Se non consideriamo poi l'aspetto dei roditori, quindi dei topolini, dei ratti, mamma ovviamente mia, che generano danni di natura anche economica. Se io ho un'industria e ho una linea di produzione che mi viene interrotta a causa di un rosicchiamento di un cavo all'interno di un cavedio piuttosto che di un quadro elettrico, io adesso non so quantificare un fermo macchina, credo che qualche migliaio di euro... Te lo quantifico io. Sei in una linea produttiva, sei in una filiera che devi essere... produrre per conto di, arrivederci, quindi, sai i danni che... La logica qual è? È quella di fare un'attività di controllo di questi infestanti che dia comunque un risultato, un ritorno. Attenzione, una cosa importante, il risultato non è l'eliminazione del ratto o del topo o dell'insetto. Il risultato è dato esclusivamente dal dato che mi torna indietro, perché anche nel nostro settore i dati sono importanti. Un monitoraggio adeguato mi consente anche di prevenire eventuali infestazioni. Bella, perché non cosa. È questa è la base del nostro lavoro. Ecco perché ti dicevo prima che la scienza è fondamentale, perché l'applicazione la possono far tutti, l'interpretazione del dato al momento... Ci vuole il software mentale. Al momento, se non hai formazione giusta, non puoi farla. E questo poi l'elemento distintivo che caratterizza la nostra azienda, magari rispetto a tanti altri nostri colleghi. Certo. Noi abbiamo fatto un investimento ben preciso, che è quello di creare un ufficio tecnico all'interno della nostra struttura che possa analizzare e sviscerare tutti questi aspetti. Poi, quello che io faccio abitualmente... e cercare di diffondere quella che è la cultura intorno al nostro servizio, perché un servizio come il nostro viene recepito non benissimo, o perlomeno non viene recepito. Tant'è vero che mi sono inventato alcune iniziative che svolgo in azienda proprio per consentire alle persone di entrare direttamente in un'azienda. La nuova sede, quando è stata pensata anche per poter ospitare. Noi facciamo in azienda diverse cose strane e anche uniche, se vogliamo. Sicuramente una unica a livello nazionale, sicuramente, è il festival. Beh, quello lì... Un'industria che apre i propri spazi interni, assumendosi tutte le responsabilità del caso. I rischi, eccetera. I rischi, per offrire benessere ai collaboratori e al territorio.
Sì, sono andati su Sky quest'anno, più di 2.000 persone. 2.420 ospiti in 3 serate. Ma ci saranno stati dei musicisti scarsissimi? Sì, assolutamente sì. Semplicemente 2 premi Grammy, Richard Bond. Pronti, via, bravo, 2 premi Grammy. 2 premi Grammy e poi vabbè. Come si chiama il festival? Il festival quest'anno si chiama, da quest'anno, sì. Saluber Jazz Festival. L'anno scorso abbiamo fatto la prima edizione, si chiamava Saluber Arena. In realtà Saluber Arena l'abbiamo declinato in Saluber Jazz Festival perché Saluber Arena lo immaginiamo come un contenitore di iniziative. Tant'è vero che all'interno del Saluber Arena ci sarà, è già iniziata da qualche mese, dall'inizio dell'anno, un'iniziativa particolare che si chiama 6 imprenditori e un manager. Che bello! Cioè mi portate via la trasmissione praticamente. Ah, se vuoi. Fai un attimo lì, un attimo. Non so se i colleghi che poi partecipano gradirebbero delle liberatorie. Che però ti dico che è bello perché all'interno di questa iniziativa 6 imprenditori e un manager, più il padrone di casa che sono io, ospito 6 imprenditori, un manager, a tavola, a cena, in azienda, quindi ambiente inusuale, sì. Ma che era stato pensato. Nella tua azienda? Nella dentro, mia azienda, dentro. Era stato pensato per far questo. E la cosa bella è che ci si scambia idee, ci si scambia punti di vista in maniera estremamente easy, semplice, sincera. E il feedback di ritorno che ho dai miei colleghi alla fine dell'evento è molto interessante. Ti racconto questo aneddoto perché l'ultima che abbiamo fatto, qualche giorno fa, una mia collega è arrivata e la prima cosa che ha detto: cosa devo comprare stasera? Oh! Le pentole di cielo finito, i materassi. Sì, perché uno si immagina, ti invito a cena, magari pensi. C'è sempre un sotterfugio. Sì, e invece no. E ieri, cioè, quando poi è andata via, mi ha ringraziato e dicendomi veramente una bellissima iniziativa. Salutiamola solo con nome? La ciao Paola. Ciao Paola, ciao Paola. E sarà stata contenta? No, è andata via arricchita anche lei, no? Ma sì, è quello il bello. Cioè, ho pensato che potersi scambiare delle opinioni e arricchirsi a vicenda, perché le attività di networking sono molto diffuse, è vero, però c'è sempre poco tempo per approfondire, perché qualche minuto davanti a un calicino, qualche minuto non ti consente di capire e di comprendere esattamente cosa fanno e come sono come persone. La cena è più tempo. E soprattutto in un ambiente più rilassato. Rilassato, è come fossimo a casa. Cioè in questo ambiente... Apri casa tua, che è la tua azienda. In questo momento si apri la casa e discuti e racconti, ti racconti, conosci anche aspetti curiosi. Certo, di imprenditori anche, perché abbiamo ospitato imprenditori di... Immagino, immagino. Perché poi la cosa bella è che quando gli proponi l'evento, la cena, restano tutti un po' così. Perché poi gliela spiego, perché gliela devo spiegare. E quando gliela spiego, sì, è interessante, in effetti è così. E vengono? Sì, vengono. Sì. Diventerà un posto ambito per me. Tra non poco so. Diventerà una cosa ambita. Non lo so, è bello così perché io come dico tu, dico sempre per me è un master ad ogni cena. Perché ascoltare colleghi che hanno fatto anche la storia dell'industria bresciana. Pensa che, hai ragione, penso che alcune trasmissioni di educazione finanziaria le abbiamo fatte con la cucina, cucina e finanza. Io cucinavo e la Giusy, che salutiamo, parlava delle similitudini per fare un buon pianificazione patrimoniale, serve determinati ingredienti che non sono uguali per tutti. Oh no. La stessa cosa è la cucina, quindi la cucina vuol dire convivialità, vuol dire stare insieme in maniera rilassata, visto che siamo tutti delle turbine lanciate nel vortice delle proprie attività, fermare un po' la mente e così aprirsi. Vale, io suono, io gioco a padel, io vado a fare immersioni, sono cose positive. Poi la mia azienda ha queste difficoltà, ho risolto questo problema in questa maniera qua. Sì, è arricchimento, questo. No? È assolutamente arricchimento. E il bello quando c'è confronto, il confronto diretto, quello sincero, quello disinteressato. Ecco perché la cosa bella è proprio quella, non si vende nulla. Perché noi siamo abituati comunque come imprenditori, purtroppo lo dico almeno, in moltissimi eventi c'è sempre il secondo film. E invece, stranamente, nel mio caso questo problema non c'è. L'unica mia, l'unico mio scopo, ecco, mettiamolo così, sì. Ecco, è quello di istruire su quello che noi facciamo, cioè cercare di illuminare questo ambito, che è quello della disinfestazione, e dargli, a mio avviso,
a mio avviso, dargli ciò che merita. Hai trovato un modo differente Per forza. Per comunicare? Per forza, non ho alternative, anche perché oggi gli strumenti di comunicazione sono tantissimi. E quindi devi elaborare qualcosa. Vedi, lo strumento, come la birra, un coltello, io con un coltello qui con te posso affettare pane e salame, mangiarsi pane e salame io e te, col coltello posso tagliarmi il mio dito o col coltello posso ferirti. Assolutamente. Lo strumento è nelle mani del software sempre. È sempre lì. È sempre lì, andiamo sempre nel software. Come dico quando arti marziali, quando sono maestro di jiu-jitsu, abbiamo tutti due gambe, due braccia, che ti contraddistingue il software in tutti gli ambiti, professionali, privati, è sempre il software. Quindi è una bellissima iniziativa, secondo me te la ruberanno, debrevettala perché questa qui te la rubano. Perché c'è poco da fare, basta organizzarsi. Con una cena. No, è facile, un cuoco, una cameriera, ho capito, un catering. No, hai detto tu la parte principale, cioè devi parlare, invitare le persone e spiegare cos'è questa, perché lo fai. Sì, perché lo faccio, perché, ripeto, perché dopo quei 3 mesi del 2020, durante i quali ho avuto il contatto diretto con la sofferenza, mettiamola così. Sì, sofferenza è la parola giusta. E lì capisci che evidentemente c'è altro. Ora faccio una domanda così, mancano qualche minuto perché è già volata la trasmissione. Tu potresti parlare con te a lungo, la tua cultura musicale, ne parleremo un'altra puntata perché è un grandissimo musicista, la famiglia, suonano tutti, una cosa pazzesca. Non esageriamo. Questa famiglia è una cosa pazzesca, tutti che suonano, io non sapevo questa cosa. Gli amici, come è che vi chiamano? Ma no. Nessuno. In famiglia, con tutti i cugini, siamo circa 15. Una band? Suonano tutti. A parte mia sorella, per il resto salutiamo la sorella che è la... Anna Rita, salutiamola. L'ultima domanda, pochi minuti. Qualche figura che stai cercando professionale? C'è qualcosa? È un momento, per supportare la crescita, per forza di cose, devi inserire delle figure all'interno. In questo momento, nell'immediato, stiamo cercando un responsabile marketing. Un responsabile marketing? Sì, e responsabile marketing e poi ovviamente una contabile. Una contabile, quindi due figure. C'è il sito, Saluber, lo vedete dappertutto. Sì, assolutamente. Un curriculum. Non costa niente? Sì, quello che noi chiediamo, soprattutto ai colloqui, l'analisi che facciamo è prima di tutto sulla persona e poi sulle competenze. Bello. Perché questo è un aspetto, secondo me, fondamentale. Le competenze si possono costruire e acquisire e ampliare. La persona difficilmente cambia. E siccome in azienda devi viverci e devi vivere con delle persone che tutto sommato ti garantiscano un certo devi fa parte di un tempo, team, come dicono quelli bravi. Allora, prima analizziamo quello, tant'è vero che io faccio il primo colloquio, lo faccio personalmente perché scelgo la persona. Poi se la persona mi interessa dal punto di vista tecnico, magari faccio fare altri colloqui con i tecnici. Bravo. Però se la persona mi aggrada, se c'è feeling, va bene. Se non c'è feeling è inutile neanche parlare. Si chiama chimica. Sì. Si chiama chimica, sì, che scaturisce da un incontro di persona. Perché molti fanno colloqui a distanza con le webcam, eccetera, invece di persona le cose assolutamente cambiano. Assolutamente di persona cambiano, sì, assolutamente sì. Va bene, salutiamo Ciro D'Amici che è stato nostro ospite economicamente. Grazie. E alla tua bellissima realtà aziendale. Grazie. Vi invito a lunedì prossimo, ore 7:30, economicamente, con un'altra bellissima azienda. State collegati, a presto!